Stamattina alle 7 avevamo l'acqua fino ai sacchi e ci siamo salvati mettendo i sacchi. Gli ultimi 5-6 anni, diciamo, almeno una volta all'anno succede. Non si può vivere così. Saremo in periferia, però siamo delle persone umane che pagano anche le tasse. Siamo abbandonati qua a Pondelambro. Siamo in una brutta situazione, che ogni volta che piove c'è sempre questo problema, il rischio che si allagano la casa, le cantine, quindi siamo abbandonati qua a Pondelambro. Voi avete ricevuto qualche avvertimento? No, niente, stamattina mi ha citofonato il mio vicino, mi dice di uscire perché si stanno allagando tutte le cantine. Io avevo tutta la roba in cantina, immagina come si sono rovinati. Non è la prima volta che qua, quando piove tanto, l'ambro si allaga, esce tutto di fuori. Le macchine parcheggiate fuori con l'acqua alle portiere, ecco. E la casa qua di fronte senza luce. Avevate mai vissuto comunque situazioni simili? Sì, nel 1979 e nel 2014. Che allora ci aveva tagliato la corrente e non funzionavano più neanche le pompe. Difatti là c'è lo scolmatore del comune, e insomma ci ha provocato più danni che il resto. Non si può stare in queste cose. Per di più non siamo neanche stati avvisati che sarebbe successo un affare del genere. Ci siamo svegliati e ci siamo preoccupati di controllare le pompe, i box. Non si può vivere così. Saremo in periferia, però siamo delle persone umane che pagano anche le tasse. Stamattina alle 7 avevamo l'acqua fino ai sacchi e ci siamo salvati mettendo i sacchi. C'ho la cantina allagata. Ve l'aspettavate? No, speravamo in una manutenzione migliore, adesso spero che la facciano, una manutenzione dei tombini, perché l'acqua non è uscita dal fiume Lambro ma è esondata dai tombini. Gli ultimi 5-6 anni, diciamo, almeno una volta all'anno succede. Noi abbiamo portato generi di conforto, acqua, tè caldo, cioccolato per i ragazzi, biscotti, e li stiamo distribuendo nel palazzo. Si tratta di palazzi che adesso sono senza elettricità. Sono senza elettricità, alcuni non hanno neanche il gas. Sono persone che sono abbastanza spaventate perché hanno paura di essere evacuate e quindi dover abbandonare la casa. Noi siamo qui anche proprio perché ci sono persone disabili. Abbiamo un mezzo apposta per trasportare carrozzine e quante persone possiamo. Noi abbiamo avuto 110 mm d'acqua caduti dalle 20 di sera stamattina sia a Milano e sia nella zona del bacino del Lambro e del Seveso. Questo ha fatto alzare i livelli. Con il Seveso fortunatamente abbiamo messo in funzione la vasca che il Comune ha realizzato e ha permesso di non esondare Aniguarda. Il Lambro purtroppo in questa zona, che è la zona più bassa della città, non esonda direttamente ma passa attraverso la tombinatura stradale e dai tombini esce l'acqua che dal Lambro viene in strada e allaga. Dobbiamo avere delle vasche di laminazione come quella che abbiamo fatto entrare stamattina in funzione a Milano Niguarda, che permettono di trattenere l'acqua, abbassare il livello del fiume e quindi evitare che rigurgiti e porti l'acqua in strada e nelle case. Ci vogliono anni.